quando si vince le partite sono sempre importanti, le partite sono sempre difficili, come si è detto all'ultima conferenza stampa, non si dà mai niente per scontato in una partita di calcio, e soprattutto se vai sotto poi avere l'equilibrio e la reazione, mantenere un equilibrio e avere una reazione diventa ancora più difficile, però la mia squadra ha potenzialità superiori a quelle che aveva fatto vedere poi nel primo tempo, e quindi mi aspettavo prima o poi che riuscissero a trovare la via d'uscita e la trama che poteva permetterci di andargli oltre la linea difensiva, perché loro poi hanno pressato forte. Rimanere alti così per tutta la partita non è facile, però loro sono allenati bene e hanno questo nell'espressione, nella ricerca, e per cui ci è voluto doppiamente attenzione e doppiamente qualità in quelle che sono state le caratteristiche individuali per andare a far gol, ecco. Allora sì, è una prova di maturità e di forza allo stesso tempo, perché poi molti di questi calciatori qui hanno giocato giovedì sera, sono andati a letto con 95 minuti sulle gambe, una sconfitta nella testa, e rimettersi in condizione mentale di ripartire un giorno dopo che hai subito la sconfitta, insomma, bisogna avere a che fare con dei professionisti sani, ecco, i nostri lo sono, e sotto questo aspetto qui è una delle più grandi qualità di questo Napoli. Sono un gruppo bellissimo, un gruppo fortissimo da un punto di vista di compattezza, di coinvolgimento, di disponibilità, per cui il mio lavoro è sicuramente avvantaggiato con questi ragazzi qua. Ora bisogna fare discorsi per gradi, insomma, ecco, la squadra ha delle qualità, anche dei difetti, dove bisogna andarci a metterci mano perché non ci viene in maniera naturale. Faccio il simpatico ma non lo sono, è un po' così, per cui bisogna riuscire a crearci questa corteccia in delle fasi di gioco, perché perdiamo troppi duelli. C'è la fase di possesso, la fase di non possesso, ce la insegnano al Coverciano, e poi c'è la fase di nessuno, dove un rinvio e palle per aria dopo il duello è una fase di nessuno, cioè bisogna vedere chi è che se la porta a casa quella possibilità lì. Noi in queste situazioni di palla di nessuno riusciamo a portarne a casa troppe poche in confronto agli avversari. Nel duello sporco del chi è che la pulisce, che riesce a giocarla, a noi ci toccano poche situazioni, per cui è quella lì una fase ora importante come le altre due, perché quando una squadra ti viene addosso come la Fiorentina, bisogna buttarla, come quando noi siamo andati addosso e loro hanno sparato a Vlahovic, poi sono tutti quei rimbalzi lì che bisogna vedere chi è che se li guadagna poi nel duello fisico e nell'andare a interpretare che tipo di traiettoria assumerà la palla dopo un duello aereo.